A Gragnano, la capitale della pasta e della pizza europea, il 1, il 2 e il 3 di luglio ci sarà la festa del Panuzzo. Conosciamo il signor Pasquale Esposito, il patron e l'organizzatore dell'evento. Buongiorno a tutti, Pasquale. Dopo 9 anni ho iniziato a prendere un'altra volta la festa del Panuzzo in mano. Diciamo in mano perché questa festa era finita da 9 anni e l'anno scorso è stata la prima edizione che ho mostrato a tutti i miei amici gragnanesi, ai miei colleghi pizzaiolo, per portarle un'altra volta avanti questa festa perché è un prodotto che noi abbiamo creato e poi l'abbiamo abbandonato per la strada. È un prodotto che dove andiamo per tutta la Campania, per fuori la Campania, che dico anche per l'Italia, è un prodotto che va bene per mangiare, per il momento, all'impiedo, seduto, è un prodotto che si fa mangiare, è degustazione, vari gusti, e adesso la seconda edizione che sto svolgendo a Gragnano per la seconda volta e credo che quest'anno deve essere ancora migliore di l'anno scorso, che l'anno scorso abbiamo avuto una presenza di sui 35-40 mila persone. Quest'anno non sappiamo come va perché poi ci sta pure anche l'Italia che è sabato, l'Italia che deve giocare, io spero che l'Italia vince e vinciamo anche noi con il Panuzzo. Viva Gragnano e viva il Panuzzo! Quanto è importante per Gragnano l'organizzazione di questi eventi? L'importanza di questo evento è molti amici mi tengono caro perché sto portando questa edizione più anno per anno più in alto. Spero che l'anno prossimo la facciamo più in alto ancora e ci sta ancora qualche altro evento in giro che non si può dire ancora l'evento che facciamo per l'anno prossimo. Pasquale, come è strutturato l'evento e anche dal punto di vista artistico? Le vendite vengono a 9 forni, piazzato tutto a Via Roma, è una strada storica di Gragnano. Sono 9 forni, tutto a legno, come si faceva la pizza e il panuozzi di tanti anni fa, e viene farcita solo pancetta e mozzarella in mezzo alla festa. Come artista ci sta venerdì il boss delle cerimonie, Antonio Polese, come taglio del panuozzo, a posto di taglio del naso, facciamo fare un taglio del panuozzo gigante di 3 metri. E poi ci sono i vari artisti ancora, ci sta la scuola di ballo, ci sta un cabarettista da Napoli, Peppe Sannino. Il martedì ci sta il maestro Nardone della scuola musichè di Gragnano. E domenica ci sta l'ultima serata, il nostro amico Nino D'Auro in concerto tutta la serata. 40.000 presenze quest'anno, per l'anno prossimo speriamo molto di più. Quali sono i progetti per l'anno prossimo? I progetti per l'anno prossimo bisogna averlo in diretto chiuso perché purtroppo Gragnano è molto spazioso e ci sono molto evento da fare. Il Panuzza per l'anno prossimo deve essere un boom almeno 2 volte a quest'anno. Le telecamere del Corrierino.com saranno presenti. Vuoi salutare i nostri lettori? Ciao a tutti e buona serata. L'appuntamento è il 1 di luglio, il 2 e il 3 per la festa del Panuzzo, tutti a Gragnano.